Torna la fiera di San Giuseppe, oltre 640 banchi, compresi diciamo anche quelli delle associazioni Ollus, per regalare 3 giorni, da venerdì 17 a domenica 19, di festa in città. 4 chilometri di percorso, una fiera che si preannuncia ancora diciamo di qualità maggiore rispetto agli scorsi anni. Sì, la nostra fiera è una tradizione a livello nazionale, la più grande d'Italia. In questi anni l'abbiamo fatta crescere, è diventata una delle manifestazioni più importanti che ci sono nel nostro paese. 640 espositori dislocati in 4 km di percorso e è una fiera di grande qualità, gli spezzini ormai la apprezzano da tempo, ma non soltanto gli spezzini, questa percezione ormai diffusa in gran parte del nord Italia, abbiamo visitatori davvero da ogni provincia, dalle province limitrofe ma anche dalle regioni più lontane, 600 espositori che vengono da tutta Italia, dalla Puglia, la Sicilia, la Calabria, la Val d'Aosta, il Piemonte, abbiamo sia enogastronomia che abbigliamento, manifestazioni di ogni tipo, una fiera veramente che sarà l'occasione per ritrovarci tutti assieme. Una fiera come ogni anno accompagnata anche dalla Notte Bianca in programma per sabato, qual è un po' il programma di quest'anno? Beh, quest'anno la Notte Bianca sarà, tempo permettendo, la Notte Bianca sarà veramente una cosa eccezionale. Nella fiera intanto abbiamo anche in Piazza Verdi non soltanto le Onlus, non soltanto lo stand dello Spezia Calcio che sarà visitato dai calciatori dello Spezia, ma avremo anche lo stand di Costa Crociere con Peppa Pig, l'originale personaggio di cartoon, quindi i bambini, tutti i bambini, le mamme potranno essere insomma accompagnate in questa fiera da questo personaggio veramente straordinario e importantissimo. E poi abbiamo la Notte Bianca. La Notte Bianca incomincerà in Piazza Verdi, anzi per la verità si accenderà in Piazza Europa. In Piazza Europa abbiamo un bel concerto di gruppi locali combinato con il Consorzio della Farinata e la Birreria del Golfo. Nel primo pomeriggio di sabato si accende Piazza Europa, poi progressivamente arriviamo in Piazza Verdi con Mamma Guana e il corpo di ballo del Papilio, incomincia poi la sera e quindi la notte con un bel spettacolo rapper, con rapper famosi in tutta Italia ma di fama internazionale in Piazza del Bastione. Un programma molto dettagliato e tutte le novità sulla Fiera di San Giuseppe saranno svelate in occasione della trasmissione della Spezia News in onda alle ore 21.